gioco, di un gioco in più. Si pensava che fosse anche una capacità realizzatore, ma che sia uno che coinvolge a tutti i microfoni. Allora, non stiamo cercando una condizione in concreto, sino stiamo cercando un profilo che faccia la squadra ancora un po' più vuota. This is the life, and I knew that Coach Marco was fighting with sickness. Like I told you earlier, I'm good with his son, and this is something that happens in life. Great loss for everybody. But also, this is the experience for me and for others who want to go this way. In order to work on a hard level and be a good man, so that we can remember him like this, in this kind of moment. So this is a his family job of him, what he accomplished, and also this is like a road, how we should act, how we should work. And then later, maybe we will have also respect like he. Amici del basket partenopeo, bentornati ad In The Paint, bentornati allo speciale Gemi Napoli dopo un po' di tempo. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì il Media Day del Napoli Basket. Parliamo di questa Gemi, parliamo di quello che ha detto innanzitutto Pedro Iompari, il direttore, il responsabile dell'area tecnica del club partenopeo. 1, 2, 3, tuttavia il chiaro riferimento è che serve una guardia, che sia una guardia capace di essere anche creatrice di gioco, non soltanto un tiratore, ma che abbia anche questa dimensione realizzativa. A Napoli manca quindi solamente un tassello, questo è quanto detto da Pedro Iompari. Dopodiché c'è stato il tempo, in quel frammento che avete visto, di ricordare un grande della pallacanestro europea, non solo partenopea, che una persona capace di entrare nella Hall of Fame della pallacanestro abbia allenato a Napoli, è il caso di Mirko Novosel, è veramente un appunto storico importante, un motivo d'orgoglio per tutto il movimento della città. Mirko Novosel è ritornato nei ricordi perché coach Igor Milicic ha avuto una grande relazione con la famiglia dell'indimenticato professore croato. Era amico, è compagno di squadra del figlio di Mirko Novosel, per cui era in contatto anche nei momenti. Era in contatto con la famiglia anche nei momenti finali del coach. È la vita, l'ha detto coach Milicic, purtroppo la fine arriva per tutti e non si è mai magari così pronti. Mirko Novosel aveva da tempo una malattia, però adesso è il momento di lavorare e prendere l'esempio che ha lasciato Mirko Novosel. Questo è stato il senso del messaggio di coach Milicic. E si è visto anche in campo, come possiamo vedere dalle immagini che scorreranno tra poco, una Napoli che ha proposto idee che non si erano viste negli scorsi due anni. Sicuramente un gioco diverso dal punto di vista difensivo, una difesa che tende a portare una pressione maggiore già sulla tre quarti di campo avversaria, una serie di difese a zona diverse che si erano viste poche. Ambiente molto disteso davanti ai circa 200 tifosi che sono arrivati a dare un po' di calore alla squadra, un Milicic che si è visto anche molto divertito anche nelle correzioni che ha fatto ai propri giocatori. Significativo un episodio con Andrea De Nicolao
che era stato corretto per non aver rispettato quello che era il gioco chiamato, e fatto con il sorriso, fatto anche con un gesto, un buffetto amichevole con i suoi appunti da Milicic, il tutto con grande voglia di lavorare. È una squadra che ovviamente ha ancora le gambe un po' imballate, che il prossimo venerdì giocherà la sua prima amichevole contro la Luis Roma, un'amichevole che poi ha molto significato. La rinascita della Napoli dei canestri dopo la retrocessione sul campo dalla 2 con la gestione Ruggero ha avuto un punto di inflessione proprio contro la Luis Roma, Serie B. Il Napoli Basket doveva sfidare la formazione universitaria capitolina in quel di Casalnuovo. Ai tempi il Palabarbuto non era agibile. Tuttavia la partita inizialmente non si giocò perché mancava l'ambulanza. Ci fu un episodio molto spiacevole per i tifosi azzurri, ovvero la Luis Roma che esultava senza aver giocato in campo. Tuttavia questa situazione ebbe uno strascico, qualcuno lo ricorderà, legale, che portò effettivamente a rigiocare la partita, perché il regolamento non imponeva la presenza di un'ambulanza, bensì di un medico sul posto. Per cui la partita fu rigiocata, era la partita che avrebbe dovuto significare l'esordio per l'acquisto di metà stagione Simone Bagnoli, e venne vinta poi da Napoli. È un ricordo per chi era a Casalnuovo, è un ricordo per chi ci credeva a quella lucida follia, per dirla come la direbbero i tre proprietari Grassi, Tavassi e Amoroso, ed è significativo che il nuovo corso dirigenziale, si mantiene la proprietà ma sono cambiate molte figure, cominci proprio il suo cammino sul campo contro la Virtus Roma, contro la Luis Roma. Sabato invece gli azzurri saranno impegnati a Rieti contro la Real Sebastiani Rieti di coach Alessandro Rossi, poi il classico torneo Pentassuglia, un altro torneo con Pesaro, la Pesaro dell'ex coach Maurizio Buscaglia. Insomma, un calendario fitto di eventi che porterà gli azzurri poi all'esordio il 1° ottobre in quel del Pala Serra di Migni contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Sarà a Napoli invece nel weekend Jacob Pullen, il playmaker firmato come ultima in ordine cronologico acquisizione dal club, sarà chiamato ad essere leader, un giocatore sul quale qualche tifoso ha legittimamente sollevato dubbi, visto che l'ultima stagione l'ha trascorsa in Kuwait con uno stipendio ovviamente in petrol dollari abbastanza importante. La scelta però importante di Pullen è stata quella di tornare in Europa e mettersi in gioco nonostante ci fossero sostanziose offerte dalla Cina. Se la testa è quella che sembra dalle sue scelte, Napoli potrebbe trovare il suo leader, il giocatore che era stato capace di trascinare contro ogni pronostico il Sedevita Olimpia Lubiana fino alle semifinali d'Eurocup del 2022, Eurocup che poi avrebbe vinto la Virtus Bologna, un Eurocup che ha visto squadre di livello altissimo come la stessa Virtus, come il Valencia e come il Partizan Belgrado, tutte e tre oggi in Eurolega. Noi vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata dello speciale Gevi Napoli. Andremo a vedere anche un po' cosa sarà venuto fuori, quali prime indicazioni saranno venute fuori dall'affrontare per la prima volta un avversario e non giocare solo tra sé. Grazie di averci seguito. Alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul Parquet in the Paint.